Buongiorno a tutti quanti sul canale di Sackface. Mentre parlo ci sono pochissimi minuti, il vero trailer ufficiale di The Predator. Adesso passo subito alla reaction e poi ne parliamo meglio nei dettagli dopo. Fotografia cupa. Molto buio. Sono un acquisitore. Alzo gli occhi e prendo quello che cade dal cielo. Che c'è sull'astronave? Finalmente siete qualcosa. Oh! Bello il logo, mi piace il logo. Ha visto qualcosa di strano? Non siamo pagati abbastanza per questo. Meritò un 200, no? Senta, è accaduto qualcosa in Messico. E nessuno vuole testimoni. Dobbiamo sapere se rappresentate una minaccia. Noi siamo Ranger. Ehi, Bugsy! Se la vagina di tua madre fosse un videogioco, avrebbe il visto censura per tutti. Il cazzo di scopo? Ok. Non è rappresentare una minaccia. Madonna, che cazzo è? Bello! Mi piace quell'effetto. Non stanno con le mani in mano aspettando di fare i capelli con le nostre costole. Hanno conquistato lo spazio. Ma presto non sarà più così. Devo preoccuparmi? Di sicuro. Penso che tu sappia cosa contenga quella nave. Che cazzo? Cos'è? Un predator gigante! Cazzo è? Fuoco! No. Potremmo morire. Ma siamo ancora qui. Vieni a prenderci, figlio di puttana. Ok, The Predator. Prossimamente. Quindi ancora niente data l'uscita, però io ho letto che si va a settembre. Ma non mi ricordo di preciso però il giorno. Allora, cazzo ragazzi, il primo teaser non mi ha detto un cazzo. Questo ti fa vedere delle cose che servono fondamentalmente per farti capire come si evolverà il film. Ma c'è un colpo di scena che io non aspettavo. Un predator gigante? Davvero? Un predator più grosso di un predator normale? Allora, bel trailer montato bene, soprattutto per il fatto della fotografia che è veramente buia e cupa. Bel stile, bravi, perché per un film di Predator la fotografia cupa si voleva. Ci sono poche scene durante il giorno, vedo molto il buio, mi piace, perché almeno rendono l'effetto del predatore che ti ammassa, restando anche invisibile naturalmente, quindi l'effetto è anche più bello da vedere. Figata il casco che si mette addosso il Predator, che si illuminano gli occhi, questo effetto non l'ha mai fatto in nessun film. L'armatura sembra completamente modernizzata pure del Predator normale. Quell'altro non so se sia una specie di Elite, non riesco a capire che specie sia del Predator. Però è veramente più grande. Non pensavo avessero messo dentro quel fatto lì. Forse sono quei Predator di cui parlavo nella trama che dicevano che erano geneticamente modificati quel DNA di altre specie. Forse sono quelli lì allora. Beh, abbiamo capito che c'era uno scontro tra un Predator evoluto e un Predator classico. Questa cosa mi piace, comunque la stessa specie che si scontra tra di loro. Mi piace questa idea, abbiamo capito che i personaggi principali saranno dei Ranger, che a quanto pare il loro esercito è stato massacrato nella foresta, vediamo infatti il corpo sventrato, viene su dall'albero, bello, finalmente quello lì volevo vedere io. E il Predator senza maschera, te lo vediamo anche. Senza CGI, finalmente, porca puttana. Però mi pare invece che per il Predator quello più evoluto, nell'ultimo screen mi sembrava che abbia avuto un po' di computer grafica, un po' mi sembrava, non troppo. Vabbè, si sta. Comunque un Predator più grosso non può essere uno in costume, devono per forza averlo fatto con la computer grafica.
Mentre Predator classico è sempre col costume, si vede anche durante l'effetto di luce senza la maschera, comunque si vede che comunque è realistico. Quindi, ripeto, per trailer, data l'uscita non ancora confermata, però è 6 settembre, mi pare il 27 se non erro. Quindi magari c'è tempo ancora per un altro trailer. Arriviamo a 3 trailer. Questo ragazzi comunque... ok, adesso direte, sì, anche il trailer di Alien Covenant ti ha fatto cazzare quella minchiata, sì. Però dal trailer di Alien Covenant si capiva che era una cazzata perché avevano già cambiato troppe cose che non mi erano piaciute. Qua hanno tenuto lo stesso stile per il Predator normale, ma anche per il nuova versione Predator, quella più grossa, tra virgolette. Lo stile è quello, macabro, sventra le persone, ha sempre queste armi intertecnologiche, armi normali come lame, spade, quelle cose lì. Cioè, per me è un film di Predator. Non penso che deluderà, perché Predator non ho mai deluso. Sicuramente sarà sicuramente un molto inferiore ai primi Predator, naturalmente. Però non penso che sia una puttanata colossale. Anzi, le pretese si sono abbastanza per dire che sarà un altro Predator ricco di azione. Sa, dal trailer si erano serie di esplosioni, soldati che sparano contro i predatori, quindi sarà un po' in stile tra Predator 1 e Predator 2. Predator 2 per quanto riguarda il fatto che è ambientato in città, Predator 1 per quanto fatto riguarda la prima parte nella foresta tendenzialmente, poi il fatto che sono i soldati che sparano addosso al predatore. Infatti ricorda tanto Das e la sua squadra del primo Predator. Quindi non so ragazzi, potete dire un commento qui sotto cosa ne pensate, se vi è piaciuto il trailer. Iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, lasciate un bel like e commentate. Voi tutto lo senso della Suckface. Noi ci vediamo al prossimo trailer action. Ciao a tutti, un bacio al mio pubblico. Seguitemi su tutti i social.